Alla sagra del gol tra la Miternina e la Fermana sorridono solo i marchigiani che vincono per 4-3 grazie al poker di reti realizzato da Molinari, ex Miternino. L'argentino, ingaggiato dalla Fermana 2 giorni fa, è riuscito da solo a trascinare i canarini a un successo quasi insperato. In casa scoppitana c'è da recriminare per le disattenzioni in fase difensiva e per alcune decisioni cervellotiche dell'arbitro. Per la cronaca, subito in evidenza Molinari, al 4° minuto la sua punizione da 20 metri colpisce il palo. Ma la Miternina non sta a guardare e al 6° va in vantaggio con Gizzi, gran destro da 30 metri all'incrocio. I giallorossi raddoppiano al 13°, Olczak respinge sui piedi di Terriaca che a porta vuota insacca. La Fermana riesce ad accorciare le distanze al 35° con Molinari con una splendida punizione. Nella ripresa è sempre Molinari show. Al 4° minuto il centravanti fugge sulla fascia sinistra e pareggia. Molinari realizza il 3° gol al 13°, si gira ai 25 metri e di destro infila in diagonale colpendo prima il palo. La Miternina non demorde e al 28° ottiene un rigore per l'atterramento di Di Ciccio. Il penalty è realizzato da Torbidone. Quando la partita sembrava che dovesse concludersi in parità, arriva al 2° minuto di recupero un altro guizzo vincente di Molinari. Festa grande per la Fermana e notte cupa per la Miternina. Non parlerei di sfortuna, parlerei di gravi errori difensivi. Abbiamo vanificato la prestazione concedendo a Molinari degli spazi enormi. Lo conoscevamo, ha giocato con noi, sapevamo i suoi modi di calciare in porta, gli abbiamo concesso proprio lo spazio per calciare in porta, troppa libertà, non l'abbiamo affrontato, gli abbiamo dato talmente tanto spazio al limite dell'aria che gli abbiamo regalato i gol che ha fatto, quindi li abbiamo regalati noi, quindi gravissimi errori difensivi hanno permesso alla Fermana di vincere e hanno verificato un'ottima prestazione, perché poi al di là di questi errori la squadra ha giocato bene, ha tenuto il campo, ha messo sotto la Fermana, ha fatto 3 gol, è rimasta in 10 l'ultimo quarto d'ora, probabilmente andava espulso anche Molinari perché il centravanti nostro è stato ammonito la seconda volta per un pallo di mano, cosa che non è stata fatta a Molinari, ha fatto un pallo di mano, fischiava la punizione e non l'ha ammonito, andava ammonito anche la persona che ha fatto il rigore, forse era il doppio più giallo anche lui, adesso non ricordo bene, ma ne è stata ammonita, quindi siamo stati anche sfortunati nelle decisioni arbitrali, però ecco, grossa prestazione vanificata da grossi errori difensivi. Fino a ieri abbiamo sempre fatto delle buone partite, qui ci sono i nostri cronisti, ci mangiavamo i gol e siamo in questa situazione proprio per questo, sotto questo aspetto ci danneggiavamo da soli, perché poi come avete visto abbiamo commesso anche qualche errore. È normale commettere errori. Chiaramente cercavamo da sempre una punta che concretizzasse quello che potevamo fare come mole di gioco. Ce lo teniamo ben stretto Molinari, chiaramente. Oggi è quasi diventato capocannoniere. Quindi sono contento per lui, contento per i ragazzi che volevano fortemente questa vittoria e anche quando si è subito il rigore del 3 pari... si potevano, come dire, demoralizzare sotto questo aspetto, l'hanno voluta fortemente e Hernan è riuscito a fare il 4°. Questo è calcio, noi avevamo bisogno di vincere, dovevamo dare tutto, la squadra ha dimostrato che ha gli attributi per risalire in classifica, è stato a me fare gol contro una della squadra nella quale io ho sentito che era casa mia e che è ancora casa mia, quindi c'è sensazioni strane, però felice per la vittoria.